è un momento che tocca i cuori della gente. Le immagini che, su cui la gente fissa lo sguardo. Siamo entusiasti, abbiamo dato il nostro supporto anche qui con i nostri mezzi per cercare di dare un segno alla cittadinanza e al nostro Cristo. Complimenti ragazzi, il grande applauso. È una comunità che si abbraccia a quello che è il mare, e il mare per Brolo rappresenta tutto, rappresenta l'economia, rappresenta il turismo, rappresenta la bellezza del paese. Rappresenta un grande momento di religiosità e un grande momento di raccolta della comunità. Diventa una figura simbolica per dire che dagli abissi del mare si alza Gesù per poi benedire questa cittadina. Complimenti ragazzi, complimenti! Ringraziamo i sub che hanno portato a termine questa operazione qui a Brolo. Tutto ripreso dalle telecamere di Bella Sicilia e Onda TV. Questo momento straordinario vissuto qui oggi a Brolo. Mi metto di dietro io mi metto di dietro e tu cammini normale, marcia avanti e loro sono dietro. Dai, visto. Aspetta,
vogliamo un po' approfondire questo momento. E allora, è un momento che tocca i cuori della gente, indipendentemente dal livello di fede, dal grado di fede, perché rappresenta qualcosa che tocca l'essere dell'uomo, questa immagine che emerge dagli abissi, dal mare, simboleggia un riemergere di qualcosa dentro di noi, una vita nuova, una luce, una speranza, qualcosa che porta un messaggio nuovo. Ecco, questa immagine su cui la gente fissa lo sguardo, viene da lontano per vedere quello che potrebbe essere per alcuni uno spettacolo, ma sempre va al di là dell'aspetto dello spettacolo. C'è qualcosa di spirituale in questo momento, qualcosa di toccante, che tocca l'essere della persona umana, provoca, porta a galla le domande, tante domande, tante perplessità, cose che ci portiamo dentro. Questa è la ragione per cui la gente viene, aspetta la riemersione e poi guarda, osserva, contempla. Grazie, grazie. E con il comandante della Capitaneria di Porto di Capodorlando, questo grande momento davvero emozionante, come viene vissuto? Viene vissuto molto bene, noi siamo contenti, siamo entusiasti, abbiamo dato il nostro supporto anche qui con i nostri mezzi per cercare di dare un segno alla cittadinanza e al nostro Cristo, per cui noi siamo sempre presenti su tutto il territorio e cercheremo sempre di dare una mano a tutta la cittadinanza. Il mare come deve essere vissuto? Con quale spirito e con quanti accorgimenti? Il mare deve essere vissuto con serenità. Il mare è una cosa bellissima, ma nello stesso tempo deve essere rispettato, perché il mare ha bisogno di rispetto, e ha bisogno di rispetto anche dal punto di vista ambientale e di sicurezza. Quindi noi cerchiamo sempre di dare una mano affinché queste cose possano essere rispettate. Quindi facendo molta prevenzione e anche talvolta facendo qualche controllo per verificarne proprio la correttezza. Grazie. Prego. Questo sta sott'acqua, è stato riemesso stamattina. Ma vedi che commerazione. Che coincidenza. Noi siamo venuti, prego. Noi siamo venuti ieri e ce ne andiamo domani. Io non l'ho mai visto. Avete assistito a questo momento, un momento emozionante. Da dove venite? Da Palermo. Ma noi veniamo diverse volte. Assessore, cosa possiamo dire di questa giornata? È stata una giornata molto bella, perché quando le tradizioni si uniscono al turismo è una cosa importante, anche perché, come ho detto poc'anzi, è una comunità che si abbraccia a quello che è il mare, e il mare per loro rappresenta tutto, rappresenta l'economia, rappresenta il turismo, rappresenta la bellezza del paese. Quindi noi siamo felicissimi e ringrazio i sommozzatori, Giuseppe Condipodoro, i ragazzi, ringrazio il comitato della festa, perché se non fosse per loro tutto questo non sarebbe possibile. Come continuerà la giornata? La giornata continuerà con la messa, con la processione stasera al tramonto con le barche, e quindi è un altro momento bello dei pescatori di Brolo, bello della contrada marina, bello di tutto il paese. Grazie assessore, è stato un momento davvero emozionante, davvero piacevole. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Beh, questa è ormai diventata una tradizione importante, perché al di là di questo alcuni giovani hanno praticamente nel tempo fatto a mare questa statua del Gesù, che rappresenta un poco anche la fede di questi giovani e del paese, che poi si affida anche a questa figura. Diventa una figura simbolica per dire che dagli abissi del mare si alza il Gesù per poi benedire questa cittadina, ed è anche un momento caratteristico sia per i cittadini brolesi per la loro fede, ma anche un momento caratteristico per tutti i turisti che vedono questa immersione dal mare della statua di Gesù, che forse è quasi unica nel suo genere in questo nostro territorio.
cosa rappresenta il mare per Brolo? Beh, il mare rappresenta quasi tutto, nel senso che abbiamo una spiaggia bellissima, un mare pulito, e sicuramente è una ricchezza che è unita a quello che è in simbiosi con il centro storico, è il punto nevralgico di questo nostro turismo e di questo nostro paese. E cerchiamo sempre più di creare le condizioni migliori affinché il cittadino brolese, ma anche i turisti che vengono a Brolo, possano trovare tra il mare e il centro storico la possibilità di avere sia il giorno sicuramente godere di questa spiaggia bellissima e di questo mare limpido, e poi la sera anche con rappresentazioni che abbiamo, visitare il centro storico, ma soprattutto il castello, che da qui a qualche giorno diventa finalmente bene demaniale, bene regionale, e quindi ci dà la possibilità di partire da lì per riqualificare il centro storico come punto centrale di quello che è il rilancio del paese dal punto di vista turistico. Grazie sindaco, allora salutiamo tutti i telespettatori di Onda TV e tutti gli amici della pagina Facebook di Bella Sicilia. Grazie a voi, voi fate un bel lavoro, Bella Sicilia ormai è diventata una bella realtà che può essere veicolo per tutti i comuni della Sicilia, sicuramente di far conoscere quelle che sono le migliori tradizioni nostre. Grazie. Grazie sindaco, alla prossima, arrivederci.